eravamo venuti qua con l'intenzione di fare risultato, di cercare di vendere cara la pelle, perché sinceramente ultimamente stiamo facendo belle prestazioni, come ci siamo fatte per forse per quei 45 minuti di Marigliano, però anche col mattino stesso non abbiamo fatto male. Poi è subentrata un po' quest'ansia da dover vincere a tutti i costi. Poi sembra che le partite sono tutte facili. Oggi mi hanno detto adesso che il mattino è andata a vincere la Bisceglie, quindi come si vede i risultati non sono mai frutto del niente, è sempre frutto di due squadre che si affrontano. In quel giorno forse sicuramente il pareggio era giusto, quindi oggi bene, bene, bella prestazione. Abbiamo fatto anche abbiamo raccolto questi 3 punti, credo meritati. Poi adesso festeggiamo fino a stasera, poi da domani si ricomincia a pensare alla prossima partita. Pure io ho avuto questa sensazione dalla panchina. E quindi questo, ecco perché questa vittoria è tutto merito esclusivamente loro, perché loro devono crederci in loro stessi, perché c'è stato un periodo che veramente abbiamo perso stima in noi stessi, ma dico anche forse probabilmente anch'io nei miei confronti. Quindi va bene, va bene, va bene, va bene questa applicazione da parte loro, ed è positivo che è stata premiata. Credo sia stata una bella partita. Se, inizialmente forse l'aspetto tattico aveva prevalenza su altre situazioni, poi noi siamo stati bravi a sfruttare la prima occasione che abbiamo avuto. Non abbiamo quasi mai concesso situazioni che loro volevano, situazioni filtranti tra le linee, quindi siamo stati bravi a farle andare sugli esterni. Certamente abbiamo concesso qualcosa, perché Cassarano è una signora squadra, e un po' mi sembra il Nardò con colori diversi, perché anche loro fanno belle prestazioni. Certe volte vengono fuori con un pugno di mosche in mano, quindi non era facile, non era facile. Questo va tutto merito nostro, quindi poi alla fine abbiamo anche sofferto, siamo stati bravi a soffrire, quindi va bene così. La squadra è mentalizzata al lavoro, è mentalizzata al sacrificio, è mentalizzata a conquistarsi tutto. L'abbiamo provato a fare anche domenica a Francavilla Insini, dove siamo stati veramente, veramente bravi. Non è un problema di mentalità, è proprio veramente un problema di perdita di fiducia che abbiamo avuto in situazioni, certe volte ci siamo fatti pensare a situazioni che non erano reali, perché a fronte di prestazioni buone abbiamo raccolto poco, quindi forse abbiamo creduto di non essere all'altezza, invece la squadra è stata sempre all'altezza. Adesso niente è fatto. Niente fatto, sicuramente una bella vittoria su un campo importante e difficile, contro una signora squadra che ha fatto più che bene, secondo il mio modestissimo parere. Quindi niente fatto, quindi adesso dobbiamo dare continuità.